Sì, il ricordo è quello del giovane Kobe Bryant, cioè di un ragazzino di 12 anni, a stella NBA, poi l'è diventata dopo, io l'ho seguito come tutti gli altri, l'abbiamo seguito a distanza, insomma, però per noi il ricordo è quello. Poi abbiamo avuto la fortuna di rincontrarci nel 2016 quando lui è venuto a Reggio per un evento, tra l'altro anche abbastanza improvvisato, ed è stata l'occasione per lui per ritrovarsi con i suoi vecchi compagni di squadra, con i suoi amici, ma nonostante questo il ricordo rimane quello del ragazzino, insomma. Era appassionato, ma era molto educato, era vivace, ma sempre molto educato e molto, molto sotto controllo. Era vivace soprattutto mentalmente, perché inevitabilmente penso un ragazzino che a quell'età ha già girato il mondo, è riuscito a prendere, non so se il meglio, ma comunque da due culture diverse, evidentemente insomma, ha ricevuto degli stimoli che non sono abituali per un bambino di quell'età, per cui era, ripeto, molto, molto vivace, molto attento, molto concentrato, molto determinato. È stato detto che Reggio Emilia non lo dimentica, è un reggiano, lei concorda con questa affermazione? Sì, devo dire di sì, senza mettere troppa enfasi o fare troppa retorica, ma questa è una cosa che anche lui ha ripetuto spesso e lo ha fatto in modo genuino, anche perché non aveva bisogno di essere condiscendente o di dover fare delle dichiarazioni di circostanza. Era una cosa che si percepiva e che era reciproca.